arrivati alla 28esima puntata di Sportup. Come vedete sono da sola, manca il nostro Daniele Emanuelli che salutiamo, è influenzato, ci siamo dati il cambio. Daniele, mi raccomando, rimettiti in fretta, ci manchi. Allora, questa sera sarà una puntata particolare perché non vi aspettate tanti servizi, perché il nostro Daniele poverino è stato male, quindi niente servizi, ma compensiamo con un super ospite. Allora, intanto andiamo a presentare i nostri preziosi ospiti in generale, che sono tutti preziosi, e cominciamo alla mia sinistra con il mio affezionato Emanuele Pironi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, accanto a Emanuele abbiamo Pietro Tamai, direttore sportivo della Rimini Calcio. Buonasera. Ed ecco il nostro super ospite. Accanto a Pietro Tamai, Mirko Mariotti, direttore di Romagna Sport. Ari, buonasera. E finalmente, perché io sempre a leggere i suoi risultati, però non la conoscevo. E accanto abbiamo il nostro focoso, come direbbe Daniele, Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Allora, adesso io faccio scegliere a voi, forse, perché dicono che, allora io dico sempre loro che sono maschilisti, vediamo se io sono femminista. Allora, vogliamo partire, parlare della partita o vogliamo subito concentrarci sul nostro Pietro e vedere cosa succede? Beh, liquidiamo subito la partita. Liquidiamo la partita? Va bene, liquidiamo la partita. Allora, siamo... Allora, giusto, risultati, no, perché adesso io da sola così ricordo innanzitutto di iscriverci al 333-609-4299, messaggi su WhatsApp, e adesso andiamo a vedere le nostre preziose grafiche. Finalmente con in diretta abbiamo qui il nostro Mirko Mariotti. Allora, partiamo con i risultati. Fiericcione Argentana 1-0, Classe Bellaria e Gia Marina 2-1, Marignanese Granamica 0-4, Faenza Old Meldola 3-1, Massa Lombarda Progresso 1-0, Castrocaro Rimini 0-1, Faro Sant'Agostino 2-3, Cervia Sampierana 2-2, Corticella Sasso Marconi 2-0, Real San Lazzaro Savignanese 2-0. Passiamo ora a vedere la classifica. Al primo posto il Rimini con 73 punti, segue il Sasso Marconi 59, Classe 55, Fiericcione 49, Castrocaro 47, Granamica 46, Massa Lombarda 44, Faenza Savignanese Marignanese 43, Real San Lazzaro 40, Argentana Progresso 37, Sant'Agostino 36, Corticella 32, Sampierana 30, Faro 27, Cervia 25, Old Meldola 20, Bellaria e Gia Marina 17. Allora, abbiamo detto che partiamo a commentare un attimo quello che è successo ieri in partita. Allora, questo è un campionato che si sta prospettando bene, le squadre più pericolose le abbiamo quasi tutte affrontate. Si può dire che quindi sarà un campionato in sola discesa ora? Chi se la sente di iniziare a aprire i discorsi? Pietro, decido io. Io? Sì. No, il campionato chiaramente con la giornata di ieri abbiamo auspicato ancora di più quello che potrebbe essere il finale. Chiaramente dipende esclusivamente da noi, soprattutto già da un pezzettino che dipende da noi. Adesso mancano ancora alla fine di questo campionato 9 partite, i ragazzi vogliono onorarle al meglio tutte quante, perché c'è anche un po' questo discorso interno dello spogliatoio di una situazione affascinante di raggiungere i 100 punti. Un po'... Quindi questa è un'ulteriore motivazione per non avere un calo. Una motivazione che i ragazzi stanno chiacchierando fra di loro, discutendo, però chiaramente è da fare. Ecco. L'importante è portare a casa il risultato più... importante, scusate il gioco di parole. E quindi ieri è stata una gara all'inizio abbastanza complicata, poi alla fine dopo il gol e l'espulsione potevamo andare con un risultato molto più largo. Emanuele, è un campionato che può andare in discesa? È un campionato che è già in discesa, dai. Diciamolo adesso, al di là della scaramanzia, sì, a cui io mi attacco spesso, però è un campionato che è già in discesa, con 14 punti sulla seconda a 9 partite dalla fine. Dovrebbe succedere veramente il finimondo. Credo che si stia... I tifosi in mente hanno la data fatidica in cui si potrà praticamente festeggiare la vittoria. Infatti credo che dopo avremo da dire tantissimo con Pietro, più che altro su quello che sono le prospettive future, no, del Rimini, di cosa verrà fuori da questa squadra in prospettiva anche futura. Però noi eravamo abituati a vedere magari partite con tanti gol, poi insomma questi scontri sono diventati sempre un po' più misurati. E allora cosa vuol dire? Che ci sono state delle difficoltà fisiche, delle difficoltà di preparazione, oppure anche uno stress psicologico che nel tempo si comincia a sentire?
probabilmente è un po' tutto questo, il peso del risultato, che abbiamo iniziato in ritardo rispetto a tutte le altre squadre, quindi non è stata affrontata una preparazione, diciamo, idonea rispetto agli altri gruppi. E poi è una squadra che ad oggi ha affrontato 37 gare e le ha affrontate tutte con un'intensità, cioè, diciamo, discreta, a parte all'inizio e un po' alla fine, durante il periodo di Natale, dove abbiamo un po' sofferto anche lì sotto il piano fisico. La squadra, bene o male, ha sempre fatto la prestazione. Renzo? No, io... La mia... vai verso questa, vai. Io la mia domanda è... Avevo la seguente. Domanda, Renzo, no, devi ascoltare me. Fai la domanda, dai, che scherzo. Vai, rimani sulla partita, Renzo, vero? Ma la partita è Rimini, ormai il campionato l'ha vinto, non ci sono problemi. Quando una squadra ha 14 punti di vantaggio sulla seconda, hanno partito alla fine, penso che il campionato solo Rimini lo può perdere, ma questo è un discorso a parte. Rimini. Io ti voglio chiedere del gol vittoria di Valori invece, guarda un po'. Ma Valori è un attaccante che io l'ho sempre sostenuto, un attaccante che l'anno scorso, quando era sempre in bagno, ha fatto la differenza. È un ragazzo che veramente è un ragazzo che, secondo me, è di categoria, può fare anche la Serie D, messo in un compenso di un'altra squadra, capito? Però Valori non è che scoppiamo adesso l'acqua calda, è un giocatore secondo me valido. Infatti è stato un acquisto importante e si vede i suoi gol che ha fatto, perché veramente ha fatto dei gol interessanti e bellissimi. Ma poi è Rimini con le sue 23 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitti, 67 gol fatti, 14 subiti, vuol dire è Rimini ha ammazzato questo campionato. Però è Rimini, io l'ho sempre detto in questa emittente televisiva, a parte queste vittorie, forse qualche partita mi ha deluso sul piano del gioco, tutto qua. Tamai, lei è d'accordo? Sì, può essere una cosa. Cioè, d'accordo con Renzo? Stai dicendo che lei è d'accordo con Renzo? No, nel senso che il discorso del gioco, chiaramente ogni gara non è uguale, ogni gara è diversa, poi dipende anche dall'avversario che vai a affrontare. E noi, secondo me, in casa abbiamo quasi sempre giocato molto molto bene. Quello che siamo andati un po' più in difficoltà sono i campi fuori casa, soprattutto quelli piccoli, che li soffriamo tantissimo, e invece in casa, lo dice anche lo score che abbiamo, le squadre con noi fanno un po' fatica, perché il campo è grande, i ragazzi sanno più o meno, quasi tutti, se giocare molto bene al calcio, e quando vengono lì e trovi delle squadre chiuse, in casa da noi cioè, diventa complicato. Fuori casa, chiaramente, con i campi che si trovano, riescono a metterci in difficoltà. Mirko Mariotti, vuol dire qualcosa sulla partita? Perché sennò io vado avanti con il nostro Pietro. Beh, sulla partita c'è poco da dire, come dicevano. Vabbè, io sono democratica, loro, e quindi ho fatto parlare tutti. Per cui hanno fatto loro il loro compito, 3 punti, e hanno approfittato anche del fatto che Sasso Marconi è incappato una bruttissima sconfitta a Corticella, e a questo punto direi che, insomma, Rimini, salvo cose strane, insomma, dovrebbe arrivare alla fine del campionato, un po' in anticipo, diciamo così, in discesa. Allora, adesso voglio proprio concentrarmi su Pietro Tamai, perché il nostro Daniele Emanuelli, che non c'è, ma c'è, perché poi ha lavorato per noi, gli ha dedicato un servizio proprio disegnato su misura su di lui. Andiamo a vedere il servizio. Una vita da mediano, verrebbe da dire, allacciandoci alla canzone di Ligabue, perché Pietro c'è e si vede, non solo per la sua composizione fisica, ma anche per il suo carattere estroverso, all'apparenza da duro, ma buono quanto un pezzo di pane. Cattolica, Fiariccione e per l'appunto Rimini, le ultime 3 esperienze dietro la scrivania nelle vesti di direttore sportivo, poi protagonista anche in campo con diverse realtà locali, San Giuliano, Ronta, Novasecchiano, San Giovanni e via dicendo. Classe 1964, con un'esperienza alle spalle forte che l'ha visto sposare fin da subito il progetto Grassi già prima di quest'anno in Quediliccione, dove l'ultimo campionato perso su campo a favore della Marignanese, con un duello a distanza chiusosi a Nicoletti proprio l'ultima giornata, l'hanno reso amaro. Successivamente sono stati ancora più amari quei playoff persi col Castrocaro, con la magra consolazione del ripescaggio avvenuto in un'estate caotica. Tutto questo non l'hanno demoralizzato, anche se in quel pomeriggio in cui si svolgeva la finale di Coppa Emilia, in quello stadio a lui non più tanto caro, tali particolari gli avrebbero fatto pensare quanto segue. A un certo punto dicevo che questo stadio non mi portava fortuna, perché si allungava sempre di più la partita, il minutaggio, ho detto cavoli, anche oggi, poi i calci di rigore e tutto, io sono molto contento, ma soprattutto, ripeto, sono contento per i ragazzi.
E dove va, caro Pietro, il primo ringraziamento dopo una bacchica che finalmente spolvera i vecchi trofei per inserirne uno nuovo? Sì, secondo me i meriti vanno alla squadra, sono loro che vanno in campo, sono loro che oggi hanno sofferto non giocando bene, però quello che importa per la soddisfazione sia loro che della gente che è venuta, che il Rimini ha portato a casa una coppettina che... L'esperienza aiuta a formarsi, il pallone non gira mai nella stessa direzione, ma quel lavoro che attualmente lo tiene sempre impegnato, che prende il nome di rappresentante di caffè, potrebbe aiutarlo. Proprio tra le bevande, infatti, potrebbe fornirgli quell'energia unica e quello stimolo da costruire una squadra importante anche in Serie D, dove i tifosi vorrebbero solo passarci e non certo rimanerci. Dopotutto Pietro ha già battagliato su vari campi, dimostrando che la sua vita appartiene a quella da mediano. Ebbene, allora, caro Pietro, hai visto il servizio? Quali meriti si dà e quali meriti si toglie in questa esperienza avventura? È un'avventura questa del Rimini? Per lei è stata una bella avventura. È un'avventura per tutti quanti noi. Il primo merito o ringraziamento lo do a Giorgio, che mi dà un'opportunità per stare in questa società. E chiaramente poi i meriti ce li diamo tutti quanti, perché quando siamo arrivati a Rimini, forse qualcuno non si ricorda, ma era il 4 di agosto e a Rimini non c'era praticamente niente. Tutti quanti dal primo all'ultimo ci siamo rabboccati le maniche e abbiamo fatto questo che oggi c'è, che sembra tutto quello che abbiamo fatto prima sembra già una cosa dimenticata. Ma si rimproverà qualcosa? Di quello che è stato fatto? Assolutamente, assolutamente no. Potrei aver fatto meglio o farei diversamente? Si può sempre fare meglio, abbiamo fatto un sacco di errori, probabilmente ne rifaremo degli altri, ma se non sbagli non c'è anche la possibilità di un confronto, di cercare di sistemare, di migliorare e di crescere. Secondo me per fare del calcio ci vogliono delle basi, le basi solide. Si parte con i piccoli passi e se uno corre nel calcio e Rimini ne è l'esempio, si va a sbattere. Allora, io le faccio. Vuoi dire qualcosa, Emanuele? No, io ho una domanda pronta. Ah, quando puoi ritieni fare, che Emanuele, sia... Emanuele, puoi fare, sono la posso fare? Democratica. Okay, no, io stasera vai, mi inchino. No, a parte gli scherzi, allora. Posto che quando una squadra presenta questi numeri, che sia stata fatta in agosto, che sia stata fatta in tutta la fretta del mondo, è una squadra che ha adempiuto il suo compito, è una squadra che vince un campionato alla grande, quindi applausi a chi ha costruito questa squadra. Un mese fa abbiamo avuto qui ospite Giorgio Grassi e quando io feci la domanda in merito alla composizione della società in vista, diciamo, del prossimo anno, e forse fu un pochino evasivo, no? A un certo punto disse non ne abbiamo ancora parlato, diciamo che in quel momento, ai primi di febbraio, ci poteva ancora stare. Credo che adesso, in questo momento, certi punti fermi ci debbano essere, perché la squadra che è in divenire si sta facendo adesso, no? È quello che ci dicevate in agosto, le squadre forti si fanno a marzo. Certo. Quindi possiamo dire che Pietro Tamai è colui che farà la squadra del prossimo campionato? Cioè, penso di sì, ecco, chiaramente dopo ci sarà il presidente o il patron, come lo chiamate tutti quanti, o semplicemente Giorgio, che vi dirà quello che sarà l'organigramma per cioè, la stagione prossima. Noi stiamo già lavorando da un mese abbondante per quello che si spera sia un futuro per la Rimini Calcio, sia a livello di giocatori e sia a livello anche di sponsor, di situazioni che possono aiutare questa società a crescere. Quindi il lavoro ce n'è e ce n'è tanto. Ah, immagino. Perché in un anno abbiamo fatto delle corse, come ho detto prima, e degli errori. Cercheremo di addrizzare gli errori e di correre sempre di più, perché tanto se vogliamo migliorarci, alla fine tocca sempre correre comunque. Allora, di questa squadra si è detto sempre in questi mesi che era una squadra che poteva, diciamo, sprecata per questo tipo di campionato, perché sarebbe stata già destinata a un campionato superiore. Quindi a questo punto, se lei è d'accordo con questo concetto espresso più volte, quali o quanti dei calciatori che oggi formano la rosa sarebbero pronti per un campionato di Serie D? Quanti ne riconfermerebbe? Ma questa ci vuol dire anche i nomi? No, questa è una domanda che rimane tra le nostre stanze, nel senso che i ragazzi... Si sbilanci un po'. No, non mi sbilancio semplicemente perché ancora non abbiamo
concluso questo campionato e eventualmente se qualcuno non rimarrebbe con noi l'anno prossimo non è bello in questo momento, perché comunque vada, abbiamo già delle idee. Vabbè, ci saranno delle modifiche, però a grandi linee può dire secondo che me, in buona parte ci possono essere ci delle sono, conferme. Ci sono diversi giocatori che secondo noi fanno anche al caso nostro per l'anno prossimo. Si possono dire 7, 8, undicesimi, diciamo, di quelli un po' più anziani, e poi c'è da lavorare tantissimo su quello che la Serie D propone nel discorso di fuori quota, perché secondo me un campionato di Serie D si vince con i fuori quota, soprattutto. O si prova a fare un bel campionato con i giovani, perché sono quelli lì che fanno la differenza, soprattutto i ragazzi, i giovani. Renzo, voglio dare la parola a te, perché prima mi dispiace ti ho interrotto, però vedo che fremi, allora vai. Cosa vuoi dire? Vuoi dire all'amico Tamai due cose. Ormai il Rimini ha vinto questo campionato, parliamo di Serie D. Il prossimo anno sarà un campionato di transizione oppure un campionato da vertice? Questa è la mia prima domanda. Seconda domanda, Pietro. Tu le squadre le hai girate, Coriano, Cattolica, diciamo lo stesso Riccione. Esatto. Veniva una piazza importante come Rimini. Che effetto ti ha fatto? La responsabilità? Hai trovato la differenza? Chiaramente c'è una differenza sostanziale. Uno è la mia città e quindi mi fa un enorme piacere fare il direttore sportivo della Rimini Calcio, perché fondamentalmente è sempre uno solo. È una città importantissima, ha un blasone, una storia. Le altre sono piazze importanti per il calcio nostro regionale, però la Rimini Calcio è importante per un calcio nazionale. È una piazza che ambiscono in tanti, perché tanto lo sento, un sacco di persone che vorrebbero venire a Rimini e sicuramente io mi sento fortunato in questo periodo. E vediamo un po' se la mia fortuna continua. Ecco, io quello che posso dire è che quello che ho fatto quest'anno cercherò di rifarlo anche l'anno prossimo insieme a tutta la società, perché cioè, non sono solo io, qui c'è un sacco di persone. E cioè, la squadra non è un io ma è un noi, e se noi ragioniamo assieme andiamo lontano, se si ragiona su un singolo nelle squadre non si va lontano. Mentre invece il campionato, come ho detto prima, è un transizione oppure il prossimo anno un campionato da protagonista? È un campionato che noi adesso stiamo ragionando chiaramente su quello che andremo a riconfermare. Sicuramente prenderemo due o tre pezzi di giocatori importanti, è sicuro, questo per quello che riguarda la piazza, e poi dovremo lavorare bene sui giovani. Perché i tifosi vogliono a Rimini una squadra, aspettano da anni questo salto di categoria. Vabbè, da anni no, perché fino all'anno scorso facevano la Lega Pro, la Rimini Calcio, quindi noi... Come ho detto prima, secondo me se corri troppo in fretta sbatti un'altra volta, e non è il caso, perché Rimini non se lo merita, perché è già successo troppe volte. Quindi secondo me ci vuole una programmazione. Ricordiamoci che ci sono piazze in D, che sono in D da un sacco di anni e hanno fatto anche l'eccellenza, come la Triestina, il Siena che era retrocesso, si sta parlando di Modena, di Latina. Le piazze ce ne sono tante, ma ci vuole molta calma, perché oggigiorno il calcio non è più quello di una volta, che cioè, basta buttare dei gran soldi. Oggi ci vogliono idee e progetti, e soprattutto lo stadio, che è la cosa fondamentale. In un calcio moderno, diciamo che le basi, per come lo vedo io, sono al primo posto la società, al secondo l'impiantistica, al terzo settore giovanile, perché deve essere molto forte in modo che la prima squadra usufruisca dei propri ragazzi. Questo è il calcio di oggi. Mirko Mariotti, sei sicuro che lo vuoi fare adesso? Perché io volevo far parlare Mirko un attimo. Prego. Mirko Mariotti, domanda a te. No, invece prima tu hai parlato di errori. Sì. Quello che non vorresti ripetere il prossimo anno? Gli errori sono la fretta. La fretta, non avere il tempo di ragionare, avere più la possibilità di potersi fermare a pensare su una cosa o su un'altra, su un giocatore, su un modo di interpretare la situazione. Ecco. E lavorare come un'azienda con un po' più di calma. E io personalmente sono molto stanco, perché è stato un anno terrificante, perché non ci ricordiamo, no, nel senso che
Adesso chiaramente è facile, noi abbiamo finito, noi dico noi perché eravamo di là a Riccione, avevamo appena finito la squadra a giugno, questa che sta compiendo il campionato di eccellenza, e di punto in bianco abbiamo fatto le valigie e siamo partiti per Rimini e a ricominciare da zero. Quindi voi immaginate quello che il Riccione ha da 14 anni o altre società che hanno costruito anno per anno con calma, noi l'abbiamo dovuto fare in 5-6 giorni. Esatto. Quindi ecco, quello lì cioè, non è bello nel calcio, non ti porta se dei gran consigli. Renzo, avevi una domanda? Ma io volevo dire a Pietro Tamai, ormai il campionato è vinto, tocchiamoci, ma è vinto. Una tua idea, la tua impressione, cosa ti piace fare? Il campionato sud o nord? Il campionato sud lo conosciamo, un campionato impegnativo, importante. Ci sono delle squadre che sono da anni che è un campionato difficoltoso. Il nord diciamo che è più tecnico, il sud è un campionato un po' più fisico, anche se se andiamo a vedere quest'anno ci sono delle squadre che erano partite con il blasone di vincere, metto c'è davanti a tutte il Mattelica, perché la Fermana è un po' una sorpresa, chiaramente sì. Una squadra fatta bene che si trova lì probabilmente non per caso, perché quando uno ha il tempo di lavorare, il Mattelica secondo me sono anni che corre, cambia 6-7 giocatori all'anno e non crei mai uno zoccolo duro o un gruppo solido, perché fondamentalmente secondo me nel calcio, come ho detto prima, si vince con noi. Si vince col gruppo, perché è inutile andare a comprare dei singoli che fanno delle prime donne che poi non ti aiutano da nessuna parte. Chiaro che la Fermana, secondo me, la grande mano è il mister, perché Pito è il mister della Fermana, Pito è una natura abbastanza, secondo il me, invalido. Il babbo di destro. State andando troppo poi, d'accordo, il papà poi non mi piace. Giocature. No, abbiamo già litigato qualche giorno fa, quindi adesso state andando troppo d'accordo. Allora, Renzo, io so, e tu Renzo me lo devi confermare, che tu hai espresso un tuo parere / critica su quello che è stato l'operato dello staff tecnico e dirigenziale. Me lo confermi o l'ho sognato? Ma io io sono un tipo che dico sempre la mia opinione personale, non offendo nessuno, dico quello che penso. Io a Rimini quest'anno ho visto molte adesso partite. Adesso non calare però il tono. Ne ho viste tante. Ho visto delle belle partite, ho visto anche delle partite che onestamente non mi hanno soddisfatto sul piano del gioco. Hanno vinto comunque perché veramente, come ha detto giustamente Pietro Tamai, e Rimini c'è un fiore di giocatori, da Valori, Bonaventura, Signorini, Ricchiuti, Cicarevic, poi la difesa, Fabbri, Righini, è una squadra che possono fare gol in qualunque momento della partita. È chiaro, il proverbio dice che la squadra che vince non si tocca, però i problemi ce li ho. Pietro. Infatti la cosa che ovviamente infatti, mi è dispiaciuta, anche questa uscita dalla Coppa Italia, ho capito. Dopo ci arriviamo infatti. Dopo ho una domanda anch'io. Ecco, l'ho vista, però uscire in quella maniera, io ero presente alla partita, mi è dispiaciuto, non tanto per il gioco, e Rimini aveva molto assente. E dopo ci arriviamo alla Coppa Italia, però tu insomma confermi che hai espresso delle critiche. Le critiche le mie sono così, è il mio modo di fare, io non ritorno indietro, io ho solo espresso dicendo che ho visto delle belle partite, ho visto anche delle brutte partite. Questo è chiaro, però io con il gruppo di Rimini, che giocatori che ha, pretendevo veramente un altro gioco. Non avevi detto che non era all'altezza? Scusa, giustamente come ha detto l'amico Pietro, è una squadra fatta in fretta, questo è chiaro, bisogna darle atto. Sono diventati amici. Però onestamente io sono sempre della mia idea che amici. A Rimini non ho visto delle partite che come io forse pensavo. Tutto però qua. Quindi è stato detto che non erano forse all'altezza o non sono sempre stati all'altezza? Io ho sentito questa cosa, forse mi sono sentito l'altezza male. Probabilmente è la giovane esperienza che ha avuto sia l'amico Pietro Tamai, la sua prima esperienza a Rimini, anche lui il prossimo anno in Serie D avrà la sua prima esperienza, ma dicendo uno si impara lavorando. Quindi ci sta. Si parla da lavorare, è chiaro. Siete stati sempre all'altezza? Glielo chiedo. Anche lui a volte non sia lo staff tecnico e dirigenziale, ci sono state delle situazioni non all'altezza, e quindi è giusto quello che ha detto Renzo, che lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, chiaramente, come ho detto prima, sono stati fatti degli errori. Sono stati fatti degli errori anche internamente fra di noi, ma sono cose che succedono. Scusate, staccate il microfono. Sono cose che succedono anche in famiglia, ecco. Diciamo che l'importante è lavare, come si suol dire, i panni sporchi in casa, e, come ho detto prima, quindi
mi rilascio al discorso che ha fatto Renzo prima, che ho detto poi anch'io, abbiamo avuto un inizio non facile, non giocavamo bene, tanto era agli occhi di tutti, era da assemblare un gruppo di ragazzi che fondamentalmente solo qualcuno aveva già giocato assieme, ma c'è alla fine molto poco. Non riesco a farvi arrabbiare, Emanuele, sono sempre stata altezza. No, io quello che credo di interpretare un pochino il discorso per come era stato fatto le altre volte. Esatto. Allora, siete uomini di calcio che conoscono l'eccellenza, perché sì, l'avete già fatta. Certo. Non conoscete la Serie D, perché ancora non l'avete fatta, almeno in buona parte dello staff dirigenziale. Sicuramente tu come direttore e Mastro Nicola come allenatore. Sì. Quindi, se è stato pagato Dazio all'eccellenza per una questione di inesperienza, c'è il timore nella piazza, in Renzo in particolare, ma anche in altri, che si possa pagare molto di più in Serie D, perché si alza il livello, si alza l'asticella, si alza l'asticella dei giocatori più bravi, le situazioni più complicate. È la vecchia C2 traslocata, diciamo, con un altro nome, semplicemente per questioni economiche, no? Non si riusciva a gestire certe squadre con un contratto da professionisti, li facciamo diventare finti dilettanti, però ci sono delle grandi piazze, è un grande campionato a tutti gli effetti. E questo, diciamo, che spaventa, tra virgolette, un pochino alcuni tifosi, il fatto che se già quest'anno si è pagato Dazio all'inesperienza, l'anno prossimo si potrebbe... Vi faccio un paragone stupido, però è quello che è, nel senso, avete presente la SPAL, Bagnati era, quando io ero a Misano, lui era alla Giacomense. Quindi diciamo che se hai una società solida e cresci nel calcio e hai la conoscenza, cioè, diciamo, di questo sport, perché chiaramente se non ne sai niente non è il caso. Bagnati è cresciuto, come è cresciuto il direttore sportivo per esempio, cioè del Napoli, che era Carpi, che ha iniziato anche lui, Giuntoli, ha iniziato anche lui da queste situazioni qui. Una volta tocca iniziare. Sarri ha allenato dalla terza categoria alla Serie A. Si deve iniziare, si deve sbagliare, si deve migliorare. Poi se uno chiaramente sbaglia e toppa che non capisce niente, se ne sta a casa. Cioè, fondamentalmente è questo. Però credo che la gente voglia toccare con mano, non tutti hanno la fortuna che abbiamo io e pochi altri che possono ogni tanto interloquire con voi e conoscervi. La gente da casa, quando vede che siete motivati, sì, cioè che tu dici non me ne frega se non ho esperienza, la faccio e vincerò il campionato. Questo la gente ha piacere di sentire. Assolutamente, poi noi, no? Noi cioè, se siamo qui è perché c'è la volontà di far bene, cioè, non siamo qui solamente per fare un giro o dire siamo qui a Rimini e che bello. Io, come ho detto prima, sono di Rimini. Se fossi uno che viene da Ancona, Napoli o Salerno, magari uno dice è di passaggio, fa un anno, fa due, ne fa tre, ne fa uno solo e se ne va, amen. Io ci tengo alla mia città, alla mia faccia soprattutto, perché comunque vada, e questo qui, ecco. Big Ben ha detto io adesso vi devo interrompere perché non mi date soddisfazione, siete troppo d'accordo, io mi aspettavo di riuscire a farvi scaldare, quindi siccome non sono riuscita a farvi scaldare in questa prima parte, intanto mando qualche minuto di pubblicità. Allora, siamo ritornati, sento l'eco, va bene, voi sentite l'eco da casa, io sento l'eco, vabbè. Allora, sono arrivati dei messaggi proprio per il nostro Pietro. Allora, dal Rimini Club scrivono questo. Allora, che alcuni elementi della società della Rimini Calcio non piacciono e dicono pure i nomi, Boldrini, Fabbri e Cingolani. Come la mettiamo? Adesso mi risponda su questo. Ha sentito lei dei commenti negativi, è corrente di questo? Ti rispondo che chiaramente non spetta a me, queste cose qui spettano a Giorgio e a quello che riguarda, cioè, la società, nel senso che secondo me sono dei dirigenti che hanno dato un grosso lavoro anche loro dall'inizio alla società. Poi quello che dice, cioè, alla fine c'è le persone, la piazza. Ma ci sono degli sconfitti in società fra di voi? Degli sconfitti? Secondo me no, perché se la società va bene come sta andando, come ho detto prima, ci sono state delle incomprensioni e questo qui non si nega, ma le incomprensioni ce le siamo, tra virgolette, ce le gestite all'interno. E lei si sente qualcuno... pronto per la Serie D? Io la Serie D nel mio piccolo mi sento prontissimo, ecco. Allora adesso invece andiamo a parlare di quel tema che mi avete chiesto prima, Coppa Italia, cosa è successo? Qui abbiamo perso.
Sì. Abbiamo perso, c'è un gran malcontento, ci sono dei tifosi che dicono vabbè, meglio così perché almeno ci concentriamo sul campionato, ma tanto il campionato mi sembra che possa viaggiare da solo, no? E quindi chi vuol partire? No, posso, io volevo fare una domanda. Allora, non è tanto una domanda diretta semplicemente a te, ma diciamo un po' a tutto lo staff tecnico. Cioè, io credo che il Rimini in Serie D, ma anche speriamo più in alto, non potrà, almeno nel giro di per qualche anno, diciamo per un tot di anni, essere una squadra che punta tutto su mercati faraonici con giocatori di talento che ti portano una spanna sopra gli altri, come magari è successo quest'anno. Uh-huh. È una squadra che dovrà sempre puntare sulla grinta, sul carattere, uh-huh, sulla voglia di attaccare, sulla voglia di esserci, cosa che è completamente mancata nelle seconde linee che sono scese in campo ad Anghiari. Sì. Qualcuno praticamente dei tifosi, perché io sono molto in contatto con i tifosi più caldi, più accesi, sono uno di loro che è prestato il lunedì sera e calmo a, qui poi però a queste tre, vabbè, io non sono andato ad Anghiari perché lavoravo, però certo, conoscevo almeno 10-20 persone che erano là, ho parlato con loro e loro mi parlavano appunto di questo clima un po' dimesso che vedevano nella squadra in campo, come se questa litania del è quasi meglio uscire perché ci concentriamo sul resto avesse praticamente preso il sopravvento su quella che doveva essere la naturale voglia di vincere, la naturale voglia di combattere che una squadra ambiziosa dovrebbe avere sempre. Perché io sono juventino, l'ho detto anche prima, no? Cosa c'è di bello quella squadra lì? Che è la squadra degli operai che tentano di elevarsi a fuori classe, infatti magari perdono le finali, però arrivano in finale anche se non sono i migliori perché zaccano. Perché non abbiamo staccato noi a Baldaccio Bruni? Al di là di chi c'era in campo, allora, che non c'erano i migliori, ma perché non abbiamo staccato? Perché li abbiamo solo presi? Allora, se mi permetti la battuta, l'abbiamo fatto perché così il mercoledì voi, che non potevate venire, almeno adesso così ci siamo tolti questo dubbio qui. Vabbè, no, la scherzo, battuta ci sta, no, però scherzo, dai. No, a prescindere. Io ho parlato con la squadra subito giovedì, la sua società chiaramente non gli ha fatto piacere uscire e... però fondamentalmente non abbiamo fatto drammi perché i ragazzi, soprattutto nella gara di mercoledì, Renzo ha detto che c'era, l'hanno letta male, l'hanno vissuta male, l'hanno interpretata male, però sono cose che chiaramente possono accadere in un anno di calcio. È stata una partita completamente storta, eravamo anche, ti dico la verità, molto stanchi e come tutti avete visto eravamo praticamente senza attaccanti, che non è un alibi perché si va in campo sempre 11 contro 11. Probabilmente ci è mancato un po' questa cosa che tu dicevi prima, magari un pizzico di cattiveria agonistica in più che gli altri hanno avuto. Poi non è una giustificazione, quei campi lì come quest'anno a Sant'Agostino noi li soffriamo tremendamente, a prescindere, non è, ripeto, una giustificazione, però queste squadre che non giocano, che calciano e vanno a accorciare negli spazi, noi le soffriamo tremendamente dall'inizio dell'anno. E chi ci affronta a viso aperto le ha sempre prese, chi invece specula con questo gioco, cioè, chiamiamolo gioco non gioco, un gioco diverso, noi abbiamo sempre sofferto. Qualche giudizio su qualche giocatore di seconda linea, che sì, è da confermare o meno per l'anno prossimo, potrebbe essere scaturito anche da quella partita lì? Secondo me servono tutte le partite per fare una valutazione globale di quello che è il gruppo, come ho detto prima. E fondamentalmente io li ringrazio tutti perché sono tutti qua che si spendono, si impegnano, quindi nessuno nella gara cioè di mercoledì ha fatto apposta, se è questo qui che si intendeva dire. Sicuramente i ragazzi ci tenevano e come, solo che sono arrivati a un punto che erano completamente stremati. Se poi diciamola tutta la gara di andata doveva finire con un risultato ancora più rotondo perché loro non hanno quasi mai tirato in porta, se la finissi 3-4-0 ma coi 6 coi ma non si arriva da nessuna parte, quello lo sappiamo tutti quanti. Ti dico, la gara dell'andata era una gara completamente Mirko diversa. Mariotti. No, è un peccato anche perché statisticamente sono 10 anni che l'Emiliano Romagnolo affronta le Toscane regolarmente sempre fuori, quindi mi viene da pensare che, adesso non, magari non nel vostro caso, che magari si pensa di più al campionato che alla Coppa. Però col nome, col blasone della società, oltre al Trento che faceva parte comunque della Coppa, magari andare avanti sicuramente
sarebbe stato importante per una piazza come la vostra. No, era importante ed era anche piacevole, perché arrivare in fondo a due competizioni, ripeto, con tutto quello che abbiamo fatto di fretta e furia, cioè, era considera solo, che loro hanno un campionato 16 squadre, sì, giocano molto, molto di meno e tutto quanto. No, ma ripeto, avrebbe fatto molto piacere per quello che è la città, per quello che è Rimini, per quello che è il blasone. Tanto è normale, perché tanto sia da una parte che dall'altra si arriva dove noi ci siamo prefissati dal primo giorno, la Serie D. Quindi sia vincendo una che vincendo l'altra si arriva sempre lì. Fondamentalmente adesso non è una scappatoia, però l'importante è arrivarci in questo momento, perché quello è fondamentale. È quello che ci interessava dal primo giorno, l'abbiamo sempre detto. Quello è fondamentale. Ed è così. Mirko, hai una news da dirci sulla finale di Supercoppa o sbaglio? Sì, perché allora, a fine stagione ci sarà la finale della Supercoppa, la terza edizione, che è organizzata dall'associazione Quarto Tempo col patrocinio della FIGC. Si dovrebbe disputare sabato 13 maggio, adesso attendiamo ovviamente anche se le squadre teoricamente dovremmo sapere, una dovrebbe essere Rimini, l'altra dovrebbe essere la Vigor Carpaneto, ci si dovrebbe rincontrare a metà strada, quindi la zona è circa Bologna, adesso aspettiamo un attimo magari a dire il luogo dove si giocherà, anche perché aspettiamo che le due squadre vincano il campionato matematicamente, poi dopo ne parleremo. È un evento molto importante, una festa, che ovviamente la federazione, parlo anche come comitato del Quarto Tempo di cui faccio parte, ci darà una mano e ne approfitterà probabilmente anche per premiare le società nell'ambito della vittoria dei campionati. Altra cosa, la cosa più importante è che l'incasso sarà devoluto totalmente in beneficenza. Benissimo. Quindi poi dopo, a chi? Quando non sappiamo ancora, quando avremo tutto preciso, daremo comunicato. Bene. Comunque. Quindi. Renzo, aspetta Renzo, ma tu hai una bomba o no da dire? Ma è su questa cosa o sull'altra? Devo capire, perché mi devo preparare. La bomba la lascio per ultimo. Dopo, okay. Io voglio tornare ancora sulla Coppa Italia, perché io la partita l'ho vista con i miei occhi. Veramente, questa mai mi ha visto. Non ho visto una grande partita, onestamente. Io la cosa che mi preoccupa è che quelli che hanno giocato si sono pronti per la prossima stagione. È lì che la cosa mi preoccupa. Questi che hanno giocato, perlomeno hanno la fortuna di poter più attributi. Lì San Gerascotti ci usciva con 3 o 4 gol di scarto, minimo. Però ecco, la cosa che a me mi ha impressionato è il modo come siamo usciti da questa Coppa. Rimini, città di 160.000 abitanti, Anghiari 6.000 abitanti. Per loro è una storia, per noi è una delusione. Mettendo nel giornale, nella statistica, nella casistica della storia di Rimini, che Rimini ha perso con l'Anghiari. Uscirne, capisco che mancavano veramente molti giocatori. La partita l'abbiamo persa in casa, perché come dice ovviamente Pietro, se si vinceva 3-4-0 non c'erano problemi. Però veramente, ad Anghiari, forse anche il campo, non si è visto il Rimini. Il Rimini, il nome che ha, doveva uscire a testa alta. E poi le dichiarazioni anche del mister Mato Nicola, non siamo più al campionato. Io penso che Rimini, vivere su due piazze importanti, è una cosa molto, molto bella. Ma la cosa preoccupante soprattutto è questi giovani che hanno giocato, se saranno all'altezza per giocare il prossimo anno in Serie D. Tutto qua. Allora, è vero che si era prospettato di uscire dalla Coppa per un discorso di budget, di spesa, per non sovraccaricare. Io non so dove vi arrivano queste notizie. Queste notizie che sono veramente qui al posto di aiutare la Rimini Calcio e i ragazzi, la società, c'è sempre qualcuno che deve minare questa situazione. Noi la volontà era di andare avanti, chiaramente. Mm-hmm. Ripeto, siamo incappati in un mercoledì dove, tanto l'avete visto tutti quanti, i ragazzi erano all'osso, come ho detto prima, mi ripeto, non è una giustificazione, abbiamo fatto una gara brutta, sono cose che succedono. Lui prima ha fatto l'esempio della Juventus, la Juventus è andata a Genova, ha preso 3 gol, è cappata in una giornata completamente storta. È un paragone stupido, chiaramente, però è questo, un po' per far capire, i ragazzi ce la mettono sempre tutta. Se vedete anche Scotti ha chiesto scusa a tutta la piazza, cioè lo sappiamo che l'uscita è stata un'uscita chiaramente
non per il blasone della Rimini Calcio. Poi attaccandomi al discorso del mister, il mister ha fatto un discorso simile al mio, nel senso che comunque vada avevamo anche un'altra situazione che è quella più importante del campionato, è importante anche la Coppa, però chiaramente, ripeto, non è un dramma, non è un dramma, anche se ci siamo rimasti male, cioè non è che siamo qui a gioire perché siamo andati fuori dalla Coppa. Va bene, adesso cambiamo discorso. Renzo, volevi aggiungere? No, perché io devo cambiare. Volevo dire la bomba. Adesso la bomba? Lo vogliamo dire? E dì la sta bomba. Ecco, io una cosa, ho sentito le voci che parlano così, mi sono arrivati. Onestamente, sto parlando di un personaggio. L'amico Giorgio Grassi conosce bene. Pietro Tamai la conosce ancora meglio. Si presume che il prossimo anno il nuovo natore di Rimini sia Luca Righitti. Uno. Questa è la bomba che mi è arrivata, e poi la partenza degli Arlotti. A questa Arlotti me l'hai fregata, però la devo chiedere io. Va bene, dai. Voglio rispondere. Vediamo che succede. Allora, amico Pietro Damacchi, le voci che mi sono arrivate. Su Luca Righetti è un amico, e chiaramente lo conosciamo benissimo. L'allenatore è Mastro Nicola, e se non cambierà qualcosa da qui a fine anno, chiaramente adesso ci dovremmo, come abbiamo detto. Sono le mie bombe di mercato, eh? No, sono bombe che sono. Cioè, può essere anche Lippi, per esempio, faccio un paragone stupido, però cioè, sono bombe che ci stanno tutte. Noi l'allenatore è Alessandro, quindi da qui fino alla fine. Poi, chiaramente, come abbiamo detto, entro la fine del mese ci sarà un incontro per la programmazione che abbiamo già effettuato da un mese, però dobbiamo stringere chiaramente i capisaldi, e fra questi l'allenatore, ma sicuramente... vi dirò alla fine di marzo se sarà Alessandro oppure no, ma ne sono fermamente convinto che continueremo su questa, se chiamiamola linea, ecco, di lavoro. Luca Righetti è un nostro collaboratore da sempre, è un collaboratore di Giorgio Grassi da 14 anni, quindi è una persona che sicuramente stimiamo e conosciamo bene, però da qui a diventare ancora allenatore della Rimini Calcio... un po' ce ne passa di tempo. E invece di Arlotti, che si sentono voci di acquisti da parte della Sampdoria? Ma Scott è un... da parte? Sampdoria. Bello così, io ancora non lo sapevo, però no, interessante sapere queste cose. Io ho delle voci che mi arrivano. No, noi... chiaramente è un ragazzo che, giustamente, la piazza di Rimini, come abbiamo detto prima, ha un blasone diverso. È un ragazzo che si è messo in luce, sta facendo molto bene... e io gli auguro un gran bene, se ci fosse l'opportunità di mandarlo via subito, cioè perché no, perché l'opportunità capita raramente. Una volta nella vita. Esatto. Emanuele, di Arlotti vuoi dire qualcosa? No, Arlotti a me dispiacerebbe che, mi dispiacerebbe non vederlo maturare almeno per un anno, due a Rimini, però è anche chiaro, come dice giustamente Pietro, che quando c'è l'occasione bisogna cogliere dal volo. La domanda che volevo fare io allora in merito ad Arlotti è: in questo caso qui una società di eccellenza che viene promossa in D vende un giocatore, cioè c'è una remunerazione, scendono i dilettanti? Sì, si possono creare tante formule, si possono creare delle scalette, si possono creare anche per esempio, cioè, una società dice: piuttosto che fargli fare un campionato, cioè, di primavera, te lo lascio a te in D, perché è un campionato molto più importante, tra virgolette, perché c'è fisicità, si gioca con i grandi, e un giocatore ha più malizia, a meno che uno non è già di prospettiva per o Serie A o Serie B, dipende dalla squadra che lo acquisisce. Dai, esatto. E quindi, cioè, io ho parlato con diversi direttori sportivi di Serie A e di Serie B che ci siamo incontrati anche la scorsa settimana, e la vedono in questa ugual misura, cioè è più importante un campionato di Serie D in una piazza come Rimini che eventualmente un campionato di primavera per un ragazzo che ha bisogno e che ha volontà di crescere. Mariatti, anche per te su Arlotti cosa vuoi dire? Su Arlotti io credo che quest'anno abbia dimostrato di valere assolutamente più della categoria, secondo me la squadra non è la Sampdoria, comunque vabbè. Ce ne sono altre, non svelo. Bologna, il Bologna magari, dall'accento. No. Non lontanissimo. No, però io credo che più che un campionato primavera, dato l'importanza del campionato di Serie D che ha avuto in questi ultimi 2-3 anni, anche perché ci sono con le ultime rivoluzioni, con tanti nomi blasonati in Serie D, un campionato che non è neanche più dilettantissimo, ma è un semiprofessionismo, io credo che sia più logico lasciarlo in una società dove può maturare, giocare con i grandi, più che magari giocare con dei ragazzi della propria età,
dove sì, magari con la speranza di andare a fare qualche panchina in prima squadra, però è un percorso lungo. Secondo me è giusto che abbia la possibilità di giocare con continuità e soprattutto di crescere con delle persone che lo possono aiutare, perché sicuramente in un settore giovanile importante ci sono degli insegnanti, degli educatori che gli insegnano un certo tipo di gioco, però il campo è quello che alla fine ci dà il pane, quindi maturando sul campo di gioco sicuramente puoi imparare di più. Renzo? Io voglio dire una cosa, un amico, sempre Tamai. Amico. Chiaro che la partenza di Arlotti è un giocatore importante, chiaro che si deve aprire veramente le porte per una grande carriera, però il prossimo anno in D devono giocare 4 under, un 99, 2 98 e 97. Bisogna lavorare forte. Sì, stiamo già lavorando forte. Abbiamo già, se qualcuno viene ogni tanto allo stadio, ci sono dei ragazzi in prova settimanalmente di continuo, ecco, quindi la società si sta adoperando per migliorare il discorso degli under, l'ho detto prima, sono fondamentali, sono quelli che fanno la differenza. Sono già iniziati dei nuovi ingaggi per il prossimo campionato? No, ancora no, assolutamente. È così perché presto? Diciamo che, come ho detto prima, i ragazzi che fanno parte di altre società devono rispettare, come anche i nostri devono rispettare il discorso con noi, poi si vedrà. Mattia, vuoi dire qualcosa? Pietro, la mia domanda è questa, te la devo comunque fare. Speriamo che il prossimo anno facciamo una buona squadra, secondo me, di competizione, perché i tifosi a Rimini hanno bisogno. La cosa è questa, punto interrogativo. Rifiuti, rimane o no? Oppure dà l'addio al calcio? Con Adrian di queste cose non abbiamo, ti dico onestamente, ancora neanche chiacchierato. Adrian sceglierà lui, tanto c'è lui a casa, nel senso che può scegliere se vuole continuare, se vuole smettere, se vuole saltare al di là della scrivania e provare altre cose. Cioè, ha piena libertà di scelta, perché ci consulteremo a breve per queste cose qui. Secondo me Ricchiuti è fondamentale, perché tanto la città l'ha sempre vissuta ed è un personaggio per Rimini importante. E anche per noi come società, chiaramente. Va bene, mi si è sganciato il microfono per l'ennesima volta. Va bene, io voglio parlare di Mattia Gabrielli. C'è stato un infortunio. Come sta? Ci potete dare qualche notizia? Si sente da casa, perché ho il microfono che ribelle. Mattia Gabrielli ha una risonanza domattina al Sole Salus e vedremo l'entità dell'infortunio. Non si sa quindi che decorso, non si sa ancora niente. No, non si sa ancora niente, perché è successo appena ieri e speriamo che sia un infortunio non ai livelli di Cola e quindi che il ragazzo possa avere una degenza molto corta. Vabbè, adesso io vi faccio respirare un po', perché vi ho un po' sfruttato questa sera, e andiamo a vedere il prossimo servizio e ultimo servizio, che è quello della squadra avversaria. Sorpresa. Nell'ultima stagione in cui il Faenza ha militato tra i professionisti nella C2 2001-2002, si mise in luce con la maglia azzurra un giovane centravanti, Sergio Floccari. Quell'anno mise a segno 10 reti in 33 partite, una delle quali a Rimini allenato da Franco Bonavita. Floccari prese la strada di Genova, poi venne scoperto dal calcio che conta grazie alle eccellenti prestazioni della maglia del Rimini. Dal gennaio 2003 al gennaio 2006, 21 reti e 86 presenze, prima del passaggio in Serie A al Messina. Il Faenza dal 2001-2002 non ha più rivisto il calcio professionistico e lo scorso anno in promozione ha conquistato il pass per l'eccellenza con il secondo posto alle spalle del Corticella. Una promozione nel segno di Denis Bali, attaccante autore di 14 reti, ceduto in estate a Reda. A gennaio ha lasciato anche Mattia Nicolini, anch'egli sceso in promozione al Diegaro. Oggi i migliori cannonieri della squadra, con 6 reti a testa, sono l'esperto Jolly Matteo Fontana, arrivato dall'Alfonsine, e l'attaccante Mattia Filippi, 23enne cresciuto nel vivaio del Cesena, lo scorso campionato al Massa Lombarda. Sulla panchina è stato confermato Alberto Fiorentini, il tecnico della promozione, un esordiente assoluto per questa categoria. L'organico del Faenza è costituito da un mix di giocatori giovani ed esperti, come l'attaccante Matteo Negrini, il 33enne Daniele Mordini, ex Forlì, il portiere Matteo Lusa, altro 33enne arrivato in estate dall'Alfonsine. Tra i giovani più promettenti, in evidenza, il 18enne centrocampista Nicola Missiroli, arrivato da Romagna Centro. Allora adesso, sempre per lasciarli respirare un po', andiamo a vedere le grafiche sul prossimo turno. E le leggiamo e poi il nostro Pietro ci dirà chi vince e chi perde. Te la senti? Fa una previsione? Sì, tipo schedina. Allora, intanto facciamo insieme. Bellaria Castrocaro. 2. Aspetta che me lo segno, Bellaria Castrocaro, 2. Gran Amica Classe.
X. X. Progresso Corticella. 2. Rimini Faenza. 1. Savignanese Faro. 1. Cervia Fiariccione. 2. Sant'Agostino Marignanese. X. X. Argentana Massa Lombarda. Bello. X. X. Poi San Pierana Real San Lazzaro. 1. 1. Olmeldola Sasso Marconi. 2. 2. Benissimo, siete d'accordo? Adesso parliamo un po' del Sasso Marconi. Allora, che sta succedendo? Questa squadra ha mollato secondo voi? Tanti infortunati. Tanti infortunati nel momento culminante, però bisogna dire che il Sasso Marconi deve fare un applauso perché ha tenuto testa a Rimini per 2/3 della stagione, poi è ovvio che anche il discorso rosa più ampia del Rimini confronta quella del Sasso Marconi, alla fine ha avuto la meglio, però bisogna dire che ha avuto anche molti infortuni proprio nel momento culminante quando doveva provare a mantenere la rincorsa e nel giro di 7 giorni praticamente hanno perso 2 partite e loro e Rimini è scappato. Adesso sappiamo tutti che volete parlare. Emanuele, vai. No, io volevo solamente dire, esco un attimino dal seminato, volevo dire che domenica durante Rimini Faenza prosegue il tesseramento di Amici del Rimini Calcio. Ah, importante. E chi è interessato anche alle sciarpe, domenica ne avremo di più e quindi andate avanti, veniteci a trovare perché verrà tutto dato al netto delle spese ovviamente al settore giovanile della Rimini Calcio. Benissimo. Verseremo tutto quanto al settore giovanile della Rimini Calcio. Benissimo. Chiusa la parentesi. E andiamo avanti con Renzo che alzava la manina. Io ho una domanda pesata mai. Sì. Usciamo un po' dal Rimini Calcio, parliamo delle squadre che tu vuoi bene. Una tua impressione sulla Marignanese, sulla Fioriccione e sulla Savignanese. E poi diciamo le due deludenti. Bell'aria e Cervia, diciamo le 5 romagnole, la sesta è Rimini che comincia a cambiare. Ecco, una panoramica su queste 3 squadre, Marignanese, Fioriccione e Savignanese, e poi le due forse secondo me già le vedo con un passo in promozione, vale dire Bell'aria e Cervia. Ne aggiungo un'altra che secondo me è tra le neopromosse il Castrocaro. Ma anche il Faenza, ecco, parlavo delle romagnole. No, sto dicendo se le 3 neopromosse stanno facendo un campionato di rilievo, perché la Marignanese, come sappiamo, l'anno scorso ha vinto il campionato per 1 punto, ha iniziato male, si è ripresa, adesso ha avuto un calo, comunque guarda, è una squadra che sta facendo benissimo al primo anno di eccellenza. La FIA è una squadra chiaramente che io conosco molto bene, è lì, è una sorpresa. È una sorpresa non per me perché ne ero fermamente convinto anche quest'estate col mister all'inizio a maggio, così se ne parlava, perché c'è un gruppo molto forte, il gruppo fa la differenza, ripeto, il gruppo ti dà quei 7, 8, 10 punti in più delle volte. E la Savignanese forse è la squadra che in questo gap qui è quella che ha fatto un pelino meno per la rosa che ha. Ma comunque vada un grandissimo mister che io stimo tantissimo, che è Oscar. E secondo me la Savignanese fa sempre il suo campionato, sono da anni tra alti e bassi, campionati più importanti, campionati di metà, di media, di alta classifica. È una società, c'è per questa categoria qui da prendere, anni che in da prendere come esempio, perché... E io la Savignanese la ribalto come gli anni del Sant'Arcangelo in D, che era una società che in D ha sempre fatto bene, Sant'Arcangelo per 10-12 anni era sempre quella, con i suoi budget, con il suo modo di fare calcio, e la Savignanese merita un plauso. Allora, scusa. C'erano altri due, mi diceva Bell'aria e Cervia sono, tanto è lì, una piccola delusione. Il Cervia mi aspettavo molto di più, perché soprattutto nel mercato di riparazione, la rosa è una rosa di giocatori importanti. Invece la sorpresa, diciamo, il classe di questo campionato? Il classe non è una sorpresa perché anche lì, ripeto, ha un allenatore che conosce molto bene il campionato, conosce molto bene i suoi ragazzi, conosce bene i suoi limiti e sa bene, è sempre una squadra che sia nel campionato di promozione quando l'ha vinta che negli altri anni ha sempre una gran difesa. Gioca un calcio... che è quello rapportato per la forza che ha nei suoi giocatori. Allora, il Sasso Marconi deve stare attento dal classe per il secondo posto. Se il Sasso Marconi, come ha detto prima Mirko,
Non sapevo di questi infortuni che ha subito. Sì, all'inizio sì, su Noselli, su Cortesi. Chiaramente deve stare attento, perché il Classe secondo me è una squadra che verrà fuori da qui alla fine. Poi se vorrà fare gli spareggi non lo so, ecco, quindi dopo dipende dalle società. Gli spareggi li faranno poi. Li faranno, no, nel senso poi, che poi bisognerà vedere dipende dopo. Se nei budget uno mette l'intenzione di, se tra virgolette, di provarsi. Io so che il Sasso diciamo che hanno il campo praticamente a posto, dovrebbero fare poche migliorie. A Classe il problema direi che è leggermente diverso, perché una serie abbastanza. Di dovrebbe andare a Ravenna. Esatto. Allora, potrebbe rischiare, ecco. Noi qui abbiamo di solito un opinionista che non c'è sempre, che si chiama Cristiano Cerbara, che ci segue da casa, che è l'esperto di numeri. Quindi adesso vi do la notizia, se già non la sapevate, la dico anche a casa, che Castrocaro Rimini ieri ha fornito l'11ª vittoria di fila per il nostro Rimini in campionato, un nuovo record in 105 anni di storia. Sapevate? Non lo sapevate? Sì. Lo dico io, lo sapevate. Allora, quindi andiamo avanti. Abbiamo pochi minuti, abbiamo un minuto per una domanda, poi io passo a salutare, mi dispiace. Chi lo vuoi fare? Io la domanda. Vai, allora, prima hai parlato di 2-3 acquisti che arriveranno sicuramente, no? Di personaggi importanti. Ti posso cavare qualche indizio con le unghie strappate? Non dico il nome, però quantomeno hai detto importanti per la zona, per la piazza. Da che parte andiamo? Quantomeno i ruoli. No, nel senso che secondo me per un campionato importante a Rimini abbiamo bisogno di tre ruoli cardine in mezzo ai campi, uno dietro, perché col discorso di Claudio che inizierà con noi sicuramente, però non sarà disponibile immediatamente, sarà disponibile più avanti, dobbiamo verificare un giocatore importante in quel ruolo lì. Vediamo se c'è qualcosa nel mezzo e davanti, se smette Adrian, chiaramente dobbiamo trovare un'alternativa. Ecco che i tre ruoli fondamentali sono qui. Ecco. Sono quelli. Sono i ruoli cardine. Davanti, ripeto, pensare a un top che magari è passato recentemente, in modo da fare un pochino l'effetto che ha avuto Adrian, no, sulla tifoseria, di rivitalizzare un pochino. Si può dire tutto, sarebbe bello, però chiaramente è fantacalcio, nel senso che è quello che mi viene più in mente, ma giusto per dire fantacalcio, è Sergio Floccari, per fare un nome, ma è per sorridere. Io stavo, ecco, più vicino, che vi Olcese, Manuel Sera. Sono tutti giocatori importanti. Quando faccio così il tempo sta finendo e quindi mi tocca salutare. Siamo giunti alla fine di questa puntata, salutiamo ancora Daniele Emanuelli e salutiamo i nostri preziosi ospiti, quindi Emanuele Pironi, grazie. Buonanotte a tutti. Pietro Tamai. Grazie a voi, buonanotte. Mirko Mariotti. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Il nostro Renzo Baldisserri. Buonanotte a tutti. E buonanotte da Irene Benedetti. Un bacio, a lunedì prossimo 20:45.